E bentornati qui dal Masters of Derivi, ragazzi. E perché siamo qui oggi? Oggi siamo qui con un nuovo video, ragazzi. Era molto, ma molto tempo che avrei dovuto portare questo video sul canale, ma purtroppo per motivi non economici, ma motivi di tempo, non ho potuto mai portarlo perché naturalmente non ero riuscito a completare la collezione. Ma adesso che l'ho completata, vi farò vedere questo raccoglitore completo al 100%, ragazzi, con tutta la collezione al suo posto. Naturalmente stiamo parlando di questa collezione. Purtroppo, ragazzi, la luce è quella che è perché mi si è rotta la lampada, però comunque sia andiamo lo stesso a registrare questo video con la vecchia qualità di quando non avevo la lampada, ma oggi sfrutteremo la luce del sole che viene da sopra, ragazzi. E quindi non perdiamo altro preziosissimo tempo, ragazzi, e passiamo a modalità recensione. Ma prima, sigla! Modalità recensione con il nostro bel raccoglitore completo e andiamolo subito ad aprire a vedere che cosa ci aspetta in prima pagina. Naturalmente abbiamo tutti i Goku in tutte le versioni. Partiamo dal Goku bambino che si succhia il pollice, al Goku che andava a sfidare Vegeta e tutte le versioni. Il Kaioken, ragazzi, guarda quanto è bello. Poi abbiamo Goku sempre in forma base, ma che carica l'energia sferica, bellissimo, naturalmente olografico. Goku Super Saiyan, Goku Super Saiyan e Goku Super Saiyan la tripletta, ragazzi. Questo è il Goku naturalmente di Namek, guardate quanto è bello. Super Saiyan. Poi abbiamo Goku Super Saiyan 3 in varie versioni. Abbiamo anche questa versione qua, bellissima, brillante, luccicante. E niente, non l'ho preso. Comunque sia, questo qua, ragazzi. Poi questa è la versione Super Saiyan 3. Passiamo con i Gohan. Abbiamo Gohan bambino, Gohan scimmione, Gohan con i vestiti di Goku. Abbiamo Gohan con i vestiti di Vegeta. E abbiamo Gohan con i vestiti di Junior. Quindi tutti e tre i cosplay, ragazzi. Guarda qui, bellissimo. Poi abbiamo Gohan ragazzo. Gohan ragazzo Super Saiyan 2, mi sembra, sì. Poi abbiamo Gohan ragazzo Super Saiyan, Gohan adulto Super Saiyan, naturalmente con la veste Great Saiyaman, Gohan Super Saiyan, Gohan Supremo. Ecco qua, ragazzi, abbiamo le ragazze, Bulma, Cici, Videl, e tutti quanti. Questa abbagina da piccolo, l'eremita della tartaruga. Abbiamo Krillin, no, come Krillin, no, Sharon, Krillin sta sotto. Sharon, no, piccolo, naturalmente che carica il cannone speciale, il cannone dell'anima, come lo chiamate. Piccolo, 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 è piccolo, però. Guarda che bestia, ragazzi. Veramente mi piace molto questa versione qua con le braccia conserte, veramente bellissima. Anche questa che spara il cannone, poi qui in versione strappata. E questa qua la più iconica di piccolo con il mantello. Poi abbiamo anche il Supremo che è collegato. Qua abbiamo la pagina di Krillin. Goku aiuto! È lui, ragazzi. Krillin con i capelli, Krillin con la boccia, Krillin che spera il cerchio magico. Krillin, Karin, no, il gatto dei fagioli. Dende, il supremo, il nuovo supremo, diciamo. Poi abbiamo Nail, sì, il namecciano del pianeta di Namek che si era fuso con Junior per dargli più potenza. Prolunga? Porunga? Ho detto prolunga, vabbè. Mister Satan? E lui, ragazzi? Sono il più forte, sono Mister Satan! Non mi è venuta malissimo l'imitazione, però vabbè. Trunks? Uno dei miei personaggi preferiti, ragazzi. Trunks del futuro. Vabbè, quanto è bello. Abbiamo anche in versione Super Saiyan.
Poi abbiamo la versione con i capelli lunghi di quando si era allenato dentro la stanza del spirito e del tempo, anche versione Super Saiyan, e abbiamo Trunks con i capelli lunghi, questo qua normale. Non hanno messo stranamente il Trunks Super Saiyan che diventava pompatissimo, quello diciamo Super Saiyan oltre il limite. Di solito ce lo mettevano sempre. Trunks. Sempre bambino, questo bambino, Trunks Super Saiyan, Trunks Super Saiyan bambino e Mighty Mask, ragazzi, guardate che figata, c'è anche lui. Poi abbiamo Goten Super Saiyan, Goten Super Saiyan, poi abbiamo la fusione tra Goten e Trunks, Gotenks brillante, olografico, Gotenks Super Saiyan, Gotenks Super Saiyan 3 e Gotenks Super Saiyan 3 olografico, bellissimo, stupendo. Poi abbiamo Pan, Tenshinhan, Shouzi, addio Tenzing, Norif, fermo, Yamcha, poi abbiamo Pua, Great Saiyaman, il grande Great Saiyaman, Hub, Paik Wan e Re Enma. A me piaceva molto la saga di Paik Wan, a chi piaceva la saga di Paik Wan lo scriva qua sotto nei commenti. Ecco qua infatti. Ecco, tutti i partecipanti, i protagonisti della saga di Paikwan. Abbiamo il Rekkaio del Nord, il nostro famosissimo Rekkaio del Nord, amico di Goku. Poi c'è il Grande Rekkaio, il Rekkaio dell'Est, il Rekkaio del Sud e naturalmente anche il Rekkaio dell'Ovest, ragazzi. Tutti quanti ci sono. Kaioshin, Kibito Shin, Kaioshin il Sommo, ce l'abbiamo. Poi qui, ragazzi, inizia la pagina più bella, la pagina di Vegeta. Infatti c'è Vegeta in versione scimmione, Vegeta classic, diciamo, Vegeta quello della saga di Majin Buu, naturalmente anche lui classic, normale, non trasformato, base, diciamo, forma base. Vegeta Super Saiyan, qua, veramente incazzato. Eccolo qui, Vegeta Super Saiyan 2, questo dovrebbe essere quello che faceva che si esplodeva contro Majin Buu, dovrebbe essere questo. Quello che si suicidava. Come si chiama? Vegeta Super Saiyan, questo bellissimo olografico. Guardate. Che figo. E poi abbiamo Majin Vegeta, bellissimo, figo, grandioso. Dovevano farlo brillante questo. Il Majin Vegeta brillante manca. Poi abbiamo questo qua che è veramente figo, ragazzi. Vegeta, diciamo, chiamiamolo Scooter, come lo chiamano in America, perché aveva il rilevatore di potenza. Poi abbiamo Vegeku, anche detto Vegetto, la fusione tra Goku e Vegeta. Super Vegeku, quindi Vegetto Super Saiyan, ragazzi, veramente bello. Questo merita di essere visto da vicino perché è una delle Lamincards più belle. Insieme a queste due, ragazzi, guardate questa anche veramente, ma veramente top. Guardate quanto è bella. Anche questa versione qui che si pompa. Poi abbiamo Nappa, il nostro amico Nappa. Moscerino, che cosa credi di fare? È lui, ragazzi. Poi c'è Raditz. No, fratellino! Ah, mi hai ucciso! Sai Baiman? C'è Freezer. C'è anche Freezer, ragazzi. C'è Freezer seconda trasformazione. C'è Freezer quello supposta. Terza trasformazione. C'è Freezer quello definitivo, il nano malefico. E c'è anche Freezer 100%. Un po' come Toguro 100%. C'è anche Freezer. Mecha Freezer, quello lì tagliato. Poi c'è Barter. Poi c'è Dodoria, c'è Ginyu, ci sono tutti ragazzi, c'è la scuola Ginyu al completo, c'è Guldo, c'è Jeez, c'è Kui, c'è Raikou, c'è Zarbon, c'è Garlic Junior, c'è Garlic Junior trasformato, quanto odiavo Garlic Junior nella sua saga veramente di merda. Come si ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti se anche voi odiavate Garlic Junior. Poi abbiamo C16, invece lui mi piaceva tanto perché era l'unico dei cyborg che sembrava buono. Comunque se c'è anche C17, veramente, ma veramente figo. Poi C17 c'è anche la versione brillante, mi ricordavo. Ce ne sono addirittura. No, ce ne sta solo una. Brillante, guarda quanto è figo. C'è anche la nostra amata C18, Chiaji Bosan. Eccola qua, ragazzi. Tutto il suo splendore nella versione brillante. Poi c'è Kim Jong-un. C'è C20. Dottor Gelo, cioè il Dottor Gelo tipo aveva una voce
proprio quelle di quelle da vecchio, proprio super rauche, proprio da fumatori, non mi ricordo. Ciel, sarai tu. Tipo una cosa così, tipo. Vabbè, comunque sia. C'è Cell, ragazzi, il mio villain preferito, come saprete. Scrivete qua sotto nei commenti se vi piace Cell. Veramente figo in questa versione brillante. Però il più bello di tutti è questo qua, ragazzi. Versione di Perfect Cell brillante. Non riesco bene ad inquadrarlo, però comunque sì, ragazzi, è là. Eccolo qui. La versione di Perfect Cell brillante. Vediamo lo zoom, ecco qua. Poi abbiamo Cell che sfera la Kamehameha. Cell che sfera un calcio a caso, così. Recall, il migliore, no. Majin Buu, ti mangio, ti mangio. C'è Majin Buu malvagio, quello secco. C'è Majin Buu, questo è quello malvagio definitivo. Majin Buu incazzato. Majin Buu che ha assorbito Gohan Supremo. E ragazzi, i personaggi sono questi, mi sembra. No, c'è anche un'altra pagina. Abbiamo Majin Buu piccoletto, quello pura malvagità. Ecco, in due versioni, anche questa olografica. Babidi, Babidi, Bidi 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 Bidi
Spopovich, Yakon e Yamo, quindi tutta la saga di Majin Buu, di Babidi. Qua poi abbiamo, ragazzi, le ultime due pagine, abbiamo gli scontri più epici di Dragon Ball Z, quindi abbiamo Piccolo contro Nappa, Goku contro Vegeta, prendi questo, Karot! Goku contro Freezer, vediamolo anche loro, il nanetto, vabbè, fa ridere, con Goku che è troppo alto, comunque sia, Vegeta contro Freezer, sfida epica, Trunks Super Saiyan contro Mega Freezer, sfida epica, Goku contro C19, sfida non troppo epica. Vegeta contro C18. Cell contro Vegeta, questa sfida epica. Goku contro Cell, sfida epica. Veramente, ma veramente belle. Abbiamo Gohan contro Cell, sfida epica. Goku contro Majin Vegeta, sfida super mega epica. Majin Buu contro Vegeta, anche questa è una bella sfida fu. Gotenks contro Trunks, vabbè. Gotenks Super Saiyan 3 contro Majin Buu. Gohan Supremo contro Majin Buu. Majin Buu contro Super Vegito, questa è una sfida veramente epica. Vegeta Super Saiyan contro Majin Buu e Goku Super Saiyan 3 contro Majin Buu è l'ultima card, Lamy card, ragazzi. E niente, questo video è finito. Andiamo a vedere il retro copertina, veramente bello con tutti i malvagi, ragazzi. E su queste immagini possiamo anche salutarci. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel pollicione in alto, mi raccomando. Iscrivetevi al canale e spuntate anche la relativa campanella per rimanere sempre aggiornati con futuri video. Ma qua sotto nella de descrizione, ragazzi, trovate tutti i link con cui raggiungermi al di fuori di YouTube, naturalmente. Soprattutto troverete il link di Instagram, ragazzi, quindi andatemi a seguire e non me ne pentirete. Dal Masters of the Review è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Naturalmente, un prossimo video potrebbe essere la recensione dell'album completo della nuova collezione di Dragon Ball Super. Però, ragazzi, ultimamente stiamo ritardando tanto con i tempi perché è difficile reperire tutte le carte e completare la collezione. Comunque sì, ragazzi, ci proveremo. E quindi vi saluto, ragazzi. Da Masters of the Review è tutto. Ciao, ragazzi! Anzi, ciao, ragazzi! Bene, se siete rimasti qui fino alla fine, siete dei cavalieri degni di nota. Qua sopra alla mia destra potete cliccare sopra il mio faccione per iscrivervi al mio canale. Invece, qua sotto a sinistra troverete un video veramente figo, consigliato esclusivamente a te. E invece a destra il video più recente che ho realizzato. Hai mai sentito il cosmo dentro di te?